Sono Mario Collino, un nonno che abita a Busca, nativo di Cuneo ma abito a Busca, pellegrino da 40 anni, faccio parte del Cammino di Sant'Anna e oggi è una giornata particolare, sono contento di essere qua perché stiamo accompagnando un gruppo di persone che avevano chiesto di poter fare il cammino a Santiago di Compostela. Però non avendo esperienza di cammino e avendo impedimenti fisici, hanno voluto sperimentare con un attrezzo un po' particolare, una carrozzella a una ruota sola guidata da due persone e con questa persona seduta sopra, cominciando a fare un pellegrinaggio a Sant'Anna di Vinadio. E io penso che è una cosa già molto bella, perché il percorso, specialmente dal ponte di Pratolungo a salire a Sant'Anna, è 16 km, quasi tutti in salita molto pendente, è anche una bella impresa. Sicuramente sarà una bella esperienza che farà maturare sia le persone che ci sono attorno, ma specialmente questa persona che ufficialmente è portata di peso. Secondo me però sarà questa persona che insegnerà qualcosa di bello a quelli che gli sono attorno, perché noi abbiamo sempre bisogno di imparare. Come pellegrini siamo tutti i giorni sulla strada nella nostra vita e non dobbiamo mai smettere di imparare da quelli che possono insegnarci delle cose belle. Ciao a tutti, oggi 21 giugno siamo partiti per il pellegrinaggio a Sant'Anna, per me è la prima volta utilizzando la Joylette. Siamo qua al punto tappa, 7 km e mezzo di percorso fatto, vedo chi mi sta assistendo a salire su, che comunque essendo in tanti la fatica non è troppa, anche io sopra inizialmente pensavo di prendere grossi scossoni, ero un po' intimorito, poi però pian piano si prende familiarità con il mezzo e la cosa va bene, insomma. Siamo ripartiti dai baracconi, dopo 7 km e mezzo siamo riusciti finalmente a raggiungere la meta, il santuario di Sant'Anna. È stato molto impegnativo, soprattutto l'ultimo pezzo, perché il sole picchiava parecchio. L'accoglienza è stata ottima, addirittura ci hanno applaudito, è stato molto emozionante e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo pellegrinaggio per avermi permesso di giungere fin qui. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao Dani.